Clima non proprio idilliaco, l'eufemismo è d'obbligo all'interno della maggioranza nel comune di Chieti. Sono 10 punti sui quali i consiglieri pretendono risposte, in particolare sul piano B in caso di fallimento della Teate Servizi, sul dissesto idrogeologico e su quello finanziario. Così il sindaco Diego Ferrara. Tutto rientrato, c'è stato un chiarimento? Ma guardi, il chiarimento c'è tutti i giorni. L'unica cosa che confuto rispetto a questa accusa dei dissidenti, noi chiediamo delle risposte, l'unica risposta che io posso dare è che nelle riunioni dei capigruppo, nelle riunioni di maggioranza che ho sempre calendarizzato, dei consiglieri di maggioranza ne vengono pochissimi. Quindi non so di che cosa stiamo parlando. Un dato mi pare acclarato, cioè la maggioranza si sta disgregando. No, non si sta disgregando. Noi abbiamo una maggioranza, come ho sempre detto, variegata, abbastanza, come devo dire, vivace, per non usare altri termini, sulle posizioni che il sindaco e la mia amministrazione, la mia giunta prende, e invece che molte volte parlarne insieme, e i momenti di insieme sono le riunioni dei capigruppo di maggioranza e le riunioni di maggioranza, e le scrivono sui giornali. Sui punti sui quali la maggioranza le chiede alcune risposte, possiamo dire qualcosa di nuovo oppure... Ma sì, ma assolutamente sì. Chiedono su Teate Servizi, e su Teate Servizi stiamo attendendo la risposta appunto del giudice. È evidente che abbiamo un piano B, gliel'abbiamo anche detto alla maggioranza, abbiamo fatto riunioni di maggioranza. Sul dissesto idrogeologico facciamo delle riunioni continue con gli abitanti della zona, facciamo dei report, dei verbali. Sul dissesto finanziario abbiamo fatto migliaia di riunioni. Piuttosto quei consiglieri che dicono di non essere messi al corrente venissero alle riunioni che io inoltro, 30-32 persone, ne siamo 5, 6, 7, sembra i soliti. Tutto diventa più complicato. Tutto diventa più complicato, però chi non viene ha sempre torto. Non minaccerà dimissioni ancora una volta? Se io volessi dimettermi lo farei senza minacciarle. Fortunatamente ho le spalle larghe e voglio finire questa mia legislatura a testa alta nel pieno della mia dignità.